Dopo 3 giorni di mare mosso è arrivata in Sicilia l'imbarcazione della ONG spagnola Open Arms con a bordo 146 persone. Porto Empedocle è stato assegnato come porto sicuro. Il test antigenico è stato fatto a tutti i passeggeri. L'esito dei tamponi è negativo, annunciano a bordo. Informaros que todos los resultados del test COVID han sido negativos. Enhorabuena. Subito dopo inizia lo sbarco. Sono sbarcati tutti, ora passeranno un periodo di quarantena nei luoghi indicati dalle autorità. Per quanto ci riguarda, anche se sono risultati tutti negativi, le autorità italiane ci obbligano a una quarantena di 2 settimane. Questa è la situazione che si ripete da inizio pandemia ogni volta che arriviamo in qualsiasi porto, oggi in Italia. Salvati da morte certa, molti sono grati al cielo e ai soccorritori. Possiamo solo ringraziare Dio. Fortunatamente i soccorritori sono arrivati. Grazie davvero di cuore a loro e grazie al Signore. Dopo quasi 3 giorni di maltempo in mare, le 146 persone soccorse da Open Arms sono finalmente qui a Porto Empedocle in Sicilia. Molti di loro sono in viaggio da più di un anno, alcuni hanno pagato fino a 4.000 euro. Pablo Ramiro, desde Sicilia, para Euronews.